E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti a questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure per la linea S6 Figures, direttamente da Dragon Ball Z. Abbiamo tra noi finalmente Super Saiyan Vegeta, naturalmente prodotto da Bandai e Tamashii Nations. Ecco qui la confezione ragazzi, questo è sempre il solito stile che hanno adottato per le nuove confezioni. Qui vediamo due immagini di Vegeta proprio della figure. Vediamo anche sul lato qui ancora immagini della figure di Vegeta. Qui sull'altro lato non c'è niente se non la finestra che continua e il nome Super Saiyan Vegeta. E invece qui sul retro vediamo un po' di pose della figure, qui c'è anche, vedete, insieme a Trunks. Sulla parte superiore non c'è assolutamente nulla, sulla parte inferiore invece vediamo un'altra immagine di Vegeta che spara il suo Final Flash molto molto arrabbiato. Qui vediamo il bollino argentato di autenticità Toy Animations, i loghi Bandai e Tamashii, e per il resto ragazzi non c'è altro da vedere su questa confezione. Andiamo subito a vedere il nostro Vegeta fuori da essa. Ed eccolo qui il nostro principe dei Saiyan con tutti i suoi accessori. Andiamo subito a vederli, ma prima vi dico che questa figure ragazzi non è una figure di quelle limitate, quindi sarà ristampabile. Comunque vediamo prima la chicca, cioè questa mano singola, mano destra, che vedete fa il simbolo praticamente dell'ok, ma in realtà invece questa qui è una posa iconica proprio di questo Super Vegeta, con il pollice che indica appunto se stesso, e in quella posa dice io sono Super Vegeta proprio contro Cell. Andiamo a vedere le altre due mani, queste qui sono a palmo spalancato, le solite per lanciare i raggi energetici. Poi abbiamo queste due mani, anche queste già viste, le solite per pose di combattimento dinamiche. Comunque anche queste molto molto ben realizzate, non c'è painting assolutamente, il bianco è semplicemente il colore della plastica. E poi abbiamo le classiche mani, anche queste Kamehameha, ma in questo caso sono appunto per il Final Flash del nostro Vegeta. E a proposito di Final Flash ragazzi, purtroppo c'è una mancanza, ovvero le mani del Big Bang Attack. Come al solito Bandai risparmia anche sulle minuzie, quindi non ci ha fornito le mani del Big Bang Attack. Io non capisco questo fatto. Se proprio doveva risparmiare, poteva anche evitare di mettere questo tipo di mano e mettere quella del Big Bang Attack. Cioè non si può non mettere una mano proprio iconica, di una mossa iconica di Vegeta. È una cosa di poco assurda. Però almeno hanno recuperato con le braccia conserte, che abbiamo acclamato per varie figure, e finalmente si sono decise a riproporle per questo Vegeta. Ben realizzate anche queste ragazzi, non c'è assolutamente alcuna sbavatura sul painting, e finalmente potremo mettere Vegeta con le braccia conserte come si deve. Inoltre abbiamo ben tre visi intercambiabili, abbiamo questi due ragazzi che sono praticamente identici, solo che uno guarda leggermente verso un lato e l'altro invece guarda di fronte. Questa è una cosa a dir poco assurda. Certo, ovviamente è un bene che abbiamo messo tre visi intercambiabili al posto di due magari, però mi sembra un attimino assurdo aver messo un viso intero solo per gli occhi che guardano verso un lato. Ma questo viso che guarda di lato io lo vedo proprio per un Big Bang Attack. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere. Comunque i visi sono realizzati molto molto bene, guardate qua che spettacolo, sono pulitissimi, ci sono le linee sotto gli occhi, le lineette sul naso, la vena anche qui scolpita naturalmente, tutto perfetto, e nei capelli c'è una leggera sfumatura di arancione sul giallo, davvero splendidi. Ci sono anche, vedete, le linee di sculpt nei capelli, incredibilmente ben realizzato. E poi abbiamo anche il classico viso di Vegeta sorridente, questa volta con la bocca un pochino aperta, e questo è proprio quello che si potrebbe usare appunto nella pose in cui lui dice di essere Super Vegeta. Anche questo molto molto ben realizzato, anche il painting all'interno della bocca davvero molto figo. C'è anche un painting di questo marrone all'interno delle orecchie per dare un po' di ombreggiatura, davvero molto molto bello. Poi vediamo il nostro Vegeta più nel dettaglio. Allora partiamo dal viso, è dotato naturalmente di questo viso serio, anche questo comunque è ben realizzato, devo dire hanno fatto un gran lavoro nella trasposizione del personaggio da 2D in 3D. Qui vediamo appunto le ombreggiature di cui ho parlato prima, che si ripetono anche su questo viso, su questi capelli di questo arancione leggerissimo, ma comunque c'è. Vediamo anche che i capelli sono un po' più grandi insieme alla testa rispetto
rispetto al Vegeta Premium Color che ho qui, ve lo faccio vedere subito. Vedete, c'è una grandissima differenza da questi due visi. Secondo me sono entrambi ben fatti, comunque rappresentano due momenti diversi di Vegeta e due momenti diversi del tratto di Akira Toriyama, e secondo me entrambe le figure sono ben realizzate, però ovviamente c'è qualcuno che può preferire questa e magari qualcuno che può preferire anche questa. Vedete, i capelli praticamente hanno quasi lo stesso sculpt, sono che questi qui, come ho detto prima, sono molto più grandi di questi qui del Premium Color, e inoltre qui vediamo che ci sono le lineette tra i capelli scolpite, le linee, mentre qui sono completamente assenti. Facciamo anche una breve comparazione, vedete, del corpo. Come vedete, questo Vegeta è un bel po' più muscoloso di questo, però questo qui ha un po' più di articolazioni, e questo non è detto che sia un bene, magari qualcuno potrebbe preferire questo tipo di corpo che è un po' più pulito. Quindi c'è una scelta da fare tra il prendere questi due Vegeta oppure ovviamente prenderli entrambi. Questo Vegeta naturalmente è della saga degli androidi, prima di diventare appunto il Vegeta che entra nella stanza dello spirito del tempo e che si pompa in questo modo diventando appunto Super Vegeta. Quindi sono due momenti di Vegeta, come ho detto, diversi. Comunque ragazzi, i dettagli sono fatti molto bene, sono praticamente identici a quelli di Trunks, muscoli scolpiti molto bene, ci sono delle parti riciclate rispetto a Trunks che ho anche qui praticamente, i bicipiti se non sbaglio sono riciclati infatti, invece le spalle possono sembrare uguali ma queste di Vegeta sono molto più grosse rispetto a quelle di Trunks. L'armatura anche è simile ma non è uguale ragazzi, perché questa qui di Vegeta è un pochino più piccola rispetto a quella di Trunks, e così come anche le gambe sono diverse anche se possono sembrare molto molto simili, quindi questa è una buona cosa che non abbiano preso a riciclare pezzi ovunque. Anche se, a proposito di riciclo, per essere precisi, queste spalle io le ho già viste proprio su questo Goku Awakening, sono esattamente le stesse solo che il colore è differente, ma ci sta comunque, non mi lamento troppo. Andiamo a vedere le articolazioni di questo Vegeta. Abbiamo la testa qui su cerniere sfera che può guardare molto molto bene verso l'alto, può guardare anche verso il basso, può muoversi anche lateralmente in questo modo e naturalmente alla rotazione laterale. Abbiamo anche la sfera nel collo che permette un ulteriore movimento della testa molto buono. Alle spalle abbiamo la cerniera a 90 gradi, la rotazione a 360 gradi e anche la butterfly joint, vedete questa articolazione che permette questo movimento del braccio ulteriormente in avanti per fare una migliore posa magari anche del Final Flash. Abbiamo la rotazione qui al bicipite, doppia articolazione qui al gomito, molto funzionale e anche non troppo brutta da vedere. Abbiamo la rotazione qui al polso e anche il piegamento del polso. Per quanto riguarda il busto, abbiamo questa articolazione a metà che permette il piegamento all'indietro e il piegamento in avanti. Mi sono scordato di togliere questo pezzettino di plastica, vabbè, non è un grave problema. Comunque questa articolazione è davvero molto molto funzionale, secondo me funziona un po' meglio di quella di Trunks, e anche vedete il piegamento laterale in questo modo, nonché un po' di rotazione, però la rotazione la ritroviamo qui alla vita che è su sfera, ha anche un minimo di movimento in avanti e indietro. Alle gambe abbiamo questa articolazione che arriva solo fino qui. Io questa articolazione sinceramente in questo modo non la capisco, non capisco perché non abbiano fatto la continuazione fino almeno a 90 gradi, è una cosa di poco assurda. Certo, grazie al movimento della vita, vedete, la gamba si può portare praticamente a 90 gradi, però è un'articolazione un attimo un po' strana. Poi abbiamo l'apertura laterale fino qui, abbastanza buono come raggio devo dire, rotazione qui sulla parte superiore della coscia, doppia articolazione qui al ginocchio, molto funzionale e anche abbastanza bella da vedere. E poi abbiamo il piegamento del piede in su fino qui, il piegamento del piede in giù fino qui, cioè questa articolazione è un po' strana, anche questa obliqua, che permette comunque un buon piegamento. Il piegamento laterale devo dire che non è chissà che, mi aspettavo un attimino meglio, però comunque lo può fare. E inoltre abbiamo il piegamento qui alla punta del piede, anche questo molto molto ben realizzato. Quindi ragazzi, le articolazioni più o meno sono le stesse di Trunks, devo dire che comunque hanno fatto un bel lavoro, la figure praticamente può assumere qualsiasi posa possiate immaginare. Comunque andiamo a misurare l'altezza di questo Vegeta, è una figure come al solito in scala 6 pollici e siamo praticamente sui 6 pollici, qualcosina in più, quasi 6 pollici e mezzo data dall'altezza dei capelli. Andiamo a fare la comparazione con le figure che abbiamo visto prima, ovvero col Vegeta Premium Color, eccolo qua ragazzi, è un attimino più basso e ci sta secondo me. Poi andiamo a farla con Trunks, lui invece è un attimino più alto almeno per quanto riguarda le spalle e il corpo, invece
per i capelli è ancora più basso di questo Vegeta, ma ci può stare ancora una volta come dimensione. E poi abbiamo anche la comparazione con il Goku Awakening, e il Goku come al solito è più alto di Vegeta. E devo dire che secondo me la scala è a dir poco perfetta. E naturalmente è arrivato anche il momento di fare la comparazione con Monnezza Spider-Man, lui è 7 pollici, quindi è abbastanza un gigante rispetto al nostro piccolo Vegeta 6 pollici. Come voto, ragazzi, mi sento di dare un buon 9 a questa figure. È davvero una bellissima trasposizione del principe dei Saiyan. E secondo me un voto del genere se lo merita tutto. Poteva meritarsi ancora qualcosina in più se avessero messo le mani del Big Bang Attack. Questa è una mancanza che io sinceramente non riesco a concepire. Comunque, ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Super Saiyan Vegeta con un commento qui sotto. Lasciate il mi piace se questo video vi è piaciuto e se volete aiutare il canale a crescere, o semplicemente se volete far vedere questa figura a qualcuno, potete condividere questo video. Come al solito mi aiuterebbe davvero tantissimo. In descrizione trovate Dragon Legend, da cui ho acquistato questa figure, e anche il mio contest, quindi andate a fare un salto in descrizione. Vi lascio le pose fighe. Ciao da Arada, Super Saiyan Vegeta, e collezionate sempre.